Con una prestazione entusiasmante, il Pescara batte all'Adriatico per 2-0 il Trapani al termine di 90 minuti dominati in lungo e in largo, e che avrebbero potuto regalare anche un punteggio ancora più rotondo, tanto netta è stata la differenza di valore in campo fra le due squadre nella gara di andata della finalissima playoff. Grande l'entusiasmo del popolo biancazzurro al 91esimo con Massimo Oddo e il presidente Sebastiani, che fanno però bene ad invitare tutti alla prudenza in vista della gara di ritorno. Ci sarà ancora da soffrire e lottare, ma il Pescara, visto non solo questa sera ma in tutta la stagione, ha dimostrato ampiamente di meritare la conquista di un traguardo che oggi è un po' più vicino. In campo vanno le formazioni annunciate alla vigilia. Nel Pescara gioca l'11 titolare con Levian Memusha in campo per l'ultima volta in stagione. Nel Trapani Petkovic, in dubbio alla vigilia, è regolarmente in campo affiancato da Coronado. Dirige il figlio d'arte Pairetto davanti ad un Adriatico stracolmo. Avvio prudente delle due squadre. Prima emozione al settimo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un rimpallo che favorisce per un attimo la Padula, e con la palla che però poi termina fuori. All'11esimo Perticone butta a terra Caprari, lanciato a rete con Pairetto che non giudica il fallo del difensore siciliano da ultimo uomo, estraendo solo il cartellino giallo fra le proteste biancazzurre. Sulla palla va poi Caprari che mette la sfera di poco al lato dai 20 metri. Il Pescara prende decisamente in mano le redini del gioco e al 15esimo è ancora l'ex romanista, prima del limite, a concludere al volo senza impegnare severamente Nicolas, che poi al 19esimo, su conclusione ravvicinata di Gianluca Lapadula, dimostra una grande prontezza respingendo il pallone. La squadra di Serse Cosmi bada soprattutto a contenere con Scozzarella, che poi va al 27esimo a commettere fallo su un avversario prendendo un primo giallo e poi il secondo per proteste. Per l'ex giocatore del Portogruaro si schiudono così le porte degli spogliatoi, con il Trapani costretto a giocare in 10 per oltre un'ora. Al 35esimo c'è un tiro di Lapadula dall'interno dell'area di rigore con Nicolas che para, anche perché la conclusione del bomber non è irresistibile. Il Pescara ci crede ed il finale di tempo vede ancora il pressing della formazione biancazzurra con un tiro centrale di Memusciai al 44esimo, prima del doppio fischio di Pairetto di Nichelino che comanda l'intervallo. La ripresa si apre al secondo con il meritatissimo vantaggio dei padroni di casa, con un'azione tambureggiante che vede prima la parata di Nicolas su un missile di Verre e poi, dopo la respinta del portiere della difesa trapanese, la rete di Benalì che sotto misura mette il pallone alle spalle del portiere siciliano, facendo esplodere l'Adriatico ed andando ad esultare sotto la Nord. La squadra di Massimo Oddo ci crede e al sesto Gianluca Lapadula non riuscire a controllare il pallone in area siciliana con l'ex Teramano, che poi ci riprova anche al decimo con una sassata che termina di poco fuori. Poco dopo Lapadula tocca invece il pallone con la mano e viene ammonito, così come Memusciai, che al 19esimo lascia il campo sostituito da Verde e chiudendo così la sua stagione con la maglia adriatica. E proprio il neo entrato al 23esimo prova un pallonetto dai 25 metri mettendo la sfera sopra la traversa della porta difesa da Nicolas, che poi non può nulla al 26esimo quando Gianluca Lapadula fa 30 segnando il gol del raddoppio con un tiro che non lascia scampo al portiere siciliano. Il Pescara non è pago, anche perché gli ospiti sempre in 10 soffrono. Il terzo gol però non arriva nonostante continui attacchi, con l'ultima emozione targata Torreira e con un tiro del giocatore uruguaggio al 46esimo. Finisce dopo 4 minuti di recupero una gara vincente che ha visto il Pescara portare a casa meritatamente la vittoria. Fra 4 giorni al provinciale farà molto caldo, ma la squadra di Massimo Oddo è pronta alla battaglia. Un 2-0 importante, ma soprattutto strameritato. Sì, un 2-0 importante, ma non risolutivo, perché abbiamo partita di ritorno, quindi sempre piedi per terra, perché questa è una squadra che è una squadra tosta. Sicuramente oggi il Pescara ha dimostrato di essere superiore dal punto di vista del gioco, dal punto di vista del sotto l'aspetto tecnico, da tutti i punti di vista. Siamo stati un attimino anche avvantaggiati dall'uomo in più, però sono venuti a menà, quindi è chiaro che si può rischiare di perdere un giocatore. Però c'è tutta la partita di ritorno e sicuramente bisogna stare con attenzione al massimo, perché come abbiamo fatto nei due gol possono fare anche loro e noi permettere il lusso di
farci sfuggire questa promozione. Io penso che sicuramente meritavamo qualcosina in più per quello che si è visto in campo, per come la squadra ha giocato fino al 94esimo, quindi però il loro portiere è stato molto bravo in alcune situazioni, noi magari un po' imprecisi in altre, siamo riusciti a fare questi due gol che ci mettono in una posizione di vantaggio oggi, ma non di tranquillità. Il risultato è questo, è quello che siamo stati capaci di fare e abbiamo fatto una buona partita in generale, molto positiva nel secondo tempo, così così nel primo tempo, un po' di tensione di troppo, un po' di frenesia, qualche lancio lungo di troppo. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio quello che avevamo preparato, siamo riusciti a sbloccarla contro un avversario tosto. Dominio quasi assoluto del Pescara, non ricordiamo una parata di Fiorillo, ricordiamo diverse parate di Nicolas. Questo 2-0 è un risultato che accontenta Massimo Oddo? Beh, accontenta, nella mia testa sarebbe stato il risultato minimo, cioè nel senso che con due gol di scarto sei leggermente più tranquillo, basta prendere un gol, se fosse stato il contrario un 1-0 bastava prendere un gol per essere fuori, quindi è un risultato che mi soddisfa, ci sarà da lottare ancora, ma in questo momento noi dobbiamo fare solo una cosa, dimenticarci la partita di oggi, dimenticarci del 2-0 e andare a fare la partita di Trapani come se fosse una finale in cui devi vincere.